presso il lago di Vrana. Questo è un insediamento che fu dei Cavalieri Templari, come appunto ci dice anche questo pannello menziona, e ci dice che era un possedimento benedettino e che poi fu, vedete qui, nel 1136 fu assegnato ai Cavalieri Templari. Dopodiché spiega un attimo i Cavalieri Templari, un nuovo ordine che si era formato in seno alle crociate, era organizzato secondo delle funzioni militari, e nel 1312 poi questo castello venne poi dato ai Cavalieri Ospitalieri di San Giovanni e poi ad altri ordini. Ecco, andiamo a vedere quindi, a scoprire che cosa resta di questo castello che apparentemente era molto molto grande. Restano dei ruderi, comunque era abbastanza grande, mentre il monastero benedettino, quando i monaci appunto vennero allontanati perché fu trasformato in castello, erano andati ad occupare un'isola dell'arcipelago Zaratino. Stiamo ancora ammirando ciò che resta del castello dei Templari a Vrana e abbiamo localizzato anche un bel simbolo su una parete. Vediamo se riusciamo a farne il dettaglio. Sembrerebbe un fiore della vita. Adesso andremo a verificare magari meglio di cosa si tratta. Qui vediamo che c'era un arco, lui è già molto quello che troviamo. Qui vediamo qualcosa di molto più interessante, un'area ancora in buono stato. Vediamo una struttura rettangolare, probabilmente questa era la chiesina, la cappella del castello. Ha una forma rettangolare, una navata. Doveva avere anche dei pilastri, questa probabilmente fungeva da abside dove si doveva trovare l'altare. E adesso andiamo a vedere se troviamo magari qualche simbolo. Ecco, qui la struttura abbastanza resiste. Ecco, ci troviamo sempre all'interno del castello dei Templari, al lago di Vrana. Notiamo dei simboli che sono appena visibili dipinti in rosso, come vediamo. Sono all'interno di cerchi e